appartiene non solamente ad una squadra di calcio, ma metaforicamente appartiene alla vita di ognuno, certo, di noi, ci fa pensare che qualche volta andiamo incontro a delle incertezze e ci dobbiamo mettere in discussione. È stato questo il motivo che ti ha spinto a più o meno esatto, è stato questo, cioè è stato il fatto che, come spesso ci insegnano, no? Crescere significa corazzarsi, diventare impermeabili alle cose e quindi giocare sempre in difesa. Io non credo a questo, io credo che alla fine valga la pena rischiare nei rapporti umani, nei rapporti della vita, anche a costo di prendere dei gol, perché invece quando riusciamo a trovare delle persone sulla nostra lunghezza d'onda, delle persone con le quali condividere la vita, beh, allora avremmo preso 10 gol, ma uno l'abbiamo fatto ed è quello importante. Sicuramente, ma la cosa più importante, questa è l'atmosfera che si respira dalla sala di via Asiago 10, Radio Show degli 883. La cosa interessante è che si arriva a un certo, possiamo anche sederci, certo, abbiamo un salottino, abbiamo un ad un divano, certo punto della vita si arriva anche a discernere quali sono i compagni di viaggio da portarsi avanti, poi certo, soprattutto quando fai il musicista, fai il cantante, hai tante rotture di scatole, tante persone che vogliono essere tue amiche. Allora, quando hai cominciato a capire quali erano le persone che poi volevi portarti avanti anche nel corso degli anni? Beh, io credo che alla fine sono cose che non si capiscono, penso che sia una selezione naturale che avviene, cioè chi resiste, chi rimane è quello giusto probabilmente, chi non ci ha mai fatto del male, chi ci ha sempre aiutato nel momento del bisogno, chi abbiamo sempre aiutato nel momento del bisogno in maniera disinteressata, chi rimane è quello giusto probabilmente. Benissimo, tu ci fai un grandissimo regalo.